In questo video parleremo praticamente di alcune connessioni tra la matematica di quel settore della fisica che prende il nome di meccanica dei fluidi e dell'idrodinamica, quindi di questo tipo di matematica connesso a settori della fisica e della cosmologia, principalmente alla cosmologia dell'universo primordiale e dei buchi neri, la fisica dei buchi neri. La prima cosa che viene da pensare, che viene a chiunque da pensare, la meccanica dei fluidi e l'idrodinamica con i buchi neri e con la cosmologia primordiale. Sì, vedremo piano piano nel corso del video come le equazioni ci siano delle buone connessioni, delle ottime connessioni che ci fanno ben sperare che questo campo che stiamo esplorando possa essere un giorno approfondito in modo da poter portare a una teoria più completa dell'unificazione delle forze fondamentali, perlomeno dal punto di vista matematico. Il testo è analizzando varie equazioni inerenti alle possibili applicazioni della meccanica dei fluidi e delle interazioni idrodinamiche ai buchi neri sfericamente simmetrici, connessioni matematiche con la Marvin-Rebhan constant e alcuni parametri della teoria dei numeri e della teoria delle stringhe. Infatti c'è un'introduzione dove noi, come vedrete, oltre a Manoni, qua mettiamo Boltzmann, uno dei fondatori, si può dire uno dei padri fondatori di quelle che sono delle leggi fondamentali, delle equazioni anche, soprattutto la parte matematica della termodinamica, la famosa costante di Boltzmann. Quindi Boltzmann entra in tutti in questo argomento, va benissimo. Ecco qua, possibili connessioni matematiche tra universi bolla e bolle di gas. Cioè, noi praticamente abbiamo fatto una sorta di paragone, abbiamo analizzato le bolle di gas e le bolle d'universo, cioè la possibile connessione, se cioè nelle formule delle bolle di un gas, come può essere le bolle del gas che si formano durante un'eruzione o nel condotto di un vulcano, anche non in eruzione, quindi parlo del magma, e una bolla d'universo. Voi direte che c'entra una bolla di magma e che c'entra una bolla d'universo? Ma diciamo l'energia è quella che cambia, ma forse le equazioni che stanno alla base possono essere le stesse e possono essere utilizzate e per l'una, cioè per la dinamica dei gas, la dinamica del magma, e sia per la dinamica dell'universo primordiale, l'universo quando era ancora in una fase di, diciamo, quando era ancora una sorta di brodo primordiale, quindi con temperature, densità, volume e masse elevatissime, ma se applicate nelle equazioni delle bolle di gas, noi abbiamo notato che funzionano. Cioè, anche se mettiamo una temperatura non di 3000 Kelvin, ma una temperatura di 10 alla 32 Kelvin, la formula funziona. Matematicamente questo è giusto, però ci sarà anche un motivo fisico al di sotto di ciò. Noi al momento abbiamo fatto questa connessione matematica, vedremo a cosa ci porterà piano piano. Ecco, questa diciamo è l'introduzione. Vedete, questa è la foto di una palla di fuoco, diciamo che la Terra era come se fosse una palla di fuoco, il nucleo terrestre è come se fosse una sfera di materiale fuso, così come il nucleo dell'universo primordiale. L'universo primordiale potrebbe essere stato come il nucleo della Terra, certo formato differentemente, il materiale non è lo stesso. Però ci sta un qualcosa da poter fare il paragone.
Vedete, Big Bang è visto come un puntino, una matter and energy were initially enclosed in an incredible dense agglomeration. Cioè, praticamente, il puntino iniziale era caldo e incredibilmente denso. Appunto, un punto dalla densità e dalla temperatura e dal volume, dalla massa, praticamente incredibili, cioè numeri grandissimi, 10 alla 32 Kelvin, fa capire, no, sono 32, sono un numero elevato, un numero grande, molto grande. Questo rappresenta artisticamente quello che può essere la singolarità del Big Bang. Vedete, una palla di fuoco, come l'universo era inizialmente omogeneo, isotropo, con una densità estremamente alta di energia, con una temperatura molto alta, con una compressione e temperatura molto alta, e si espandeva in maniera rapida, in maniera inflattiva e rapida. Infatti, l'inflazione. Approssimativamente 10 alla meno 30 secondi dopo l'istante iniziale, una transizione di fase ha causato l'inflazione, durante la quale l'universo è cresciuto nelle sue dimensioni in maniera esponenziale. Questo, la fisica di questo periodo, di questa fase proprio iniziale, vedete, 10 alla meno 37 secondi, 10 alla meno 37 secondi dopo l'istante iniziale, quindi praticamente una frazione piccolissima, la fisica è la stessa, almeno dal punto di vista matematico, è la stessa di quella che si applica alla dinamica anche nella geofisica, nello studio dei vulcani, del magma, di questi fluidi ad alta densità, ad alta temperatura e con anche con altri parametri propri della termodinamica. Ecco fatto. Quindi siamo passati all'analisi delle equazioni. Su alcune equazioni inerenti alla meccanica dei fluidi e le interazioni idrodinamiche. Analizziamo la seguente equazione. Da questi dati abbiamo questo risultato. Questi sono ancora i dati. Ora, dalla seguente formula, con questi dati che abbiamo avuto, possiamo già sviluppare questa formula. Ecco. Noi otteniamo, questa è l'espressione iniziale, queste sono le forme alternate, alternative. Anche qui lo studio della funzione, derivate, integrale, minimo, limite, rappresentazioni alternative, rappresentazioni se fatte con le serie, rappresentazioni con gli integrali. Ora, dalla seguente forma alternativa, cioè questa, noi otteniamo, mettendo al posto di beta il valore che ci siamo calcolati, questo risultato. 8,29240 per 10 alla meno 15. E questo è lo studio di questa espressione. Varie. Ora, dalla seguente equazione otteniamo queste sono l'espressione iniziale, vedete pressione, temperatura, otteniamo, e questo è lo studio della funzione.
qua. Quel K greco, diciamo, quella K, questa, ha un valore. Il valore l'abbiamo preso diciamo, dal lavoro su cui siamo andati a prendere le equazioni che abbiamo analizzato secondo questo parametro che vi dicevo prima, mettendo praticamente dati inerenti le misure di Planck. Infatti, quella che vedete sopra e quella che vedete al numeratore, quella che vedete al denominatore, è la pressione, soprattutto al numeratore. Vedete, sono quasi uguali. Ecco la differenza. È 1, ma è molto vicino ad 1, ma per un matematico non è 1. Infatti è 1,80, 25, 60, 12, 34, eccetera, eccetera. Ma la cosa che è importante dire è che questa pressione, la pressione di Planck, attenzione, la pressione di Planck, quindi, da cui poi, dall'espressione di prima, moltiplicando per 2 elevando alla dodicesima, noi otteniamo, essendo un numero vicinissimo a 1, moltiplicato 2 elevato a 12, 4096, che sappiamo ormai tutti che è un numero ricorrente. Sappiamo già, per chi ci ha seguito, cosa sono i numeri ricorrenti. L'importante è dire che 4096 è un numero fondamentale, fa parte. Moltiplicato 2 da 8192, che fa parte non è altro che il gruppo di Gauge SO 8192, è importante, fondamentale in quelle che vengono definite le teorie di stringa bosonica aperta. Ora, da questo 4096, come al solito, facendo la radice quadrata, moltiplicando per 27, aggiungendo 1, otteniamo 1729, che è sia un numero che si ritrova nel range della massa del candidato Grubble, mesone scalare F0 1710, ed è sia il taxicab number, il cosiddetto numero di Hardy-Ramanujan, che è 1729, che è un numero taxicab perché si può esprimere come somma di due cubi in due modi differenti. In questo caso 12 al cubo più 1 al cubo e 9 al cubo più 10 al cubo. 1729. Estraendo dall'espressione precedente la radice quindicesima e aggiungendo la costante di Marvin-Leibniz compresa in questo sorta di normalizzatore, invece di 16438, come è il risultato della radice quindicesima, con il normalizzatore abbiamo un numero 1644, un risultato 16449 38, che è vicinissimo a 16449 34, che è z2, cioè uno dei valori della funzione z di Riemann, che poi non è altro che pi greco al quadrato fratto 6, ed è anch'esso un numero ricorrente. Adesso andiamo avanti con altre equazioni. Vedete questa qua. Qua abbiamo anche R, P e T, temperatura, pressione. R sarebbe la costante dei gas. Noi usiamo 8,131 e qualcosa, lo vedremo. Quindi da questa equazione otteniamo questa espressione. Quindi ho trattato il right hand side, il membro di destra, ho sviluppato l'espressione a destra, il membro di destra dell'equazione. Questo è lo studio di questa funzione, di questa espressione, da una delle forme alternate, che è questa qui. Noi otteniamo, mettendo i vari numeri, i vari dati, densità. Ecco, vedete, questa per esempio è la densità rho della densità di Planck. Questo è, come vi dicevo prima, il numero, la costante dei gas, e questa è la temperatura di Planck. Quest'altra è la pressione di Planck.
Da queste espressioni abbiamo questo risultato. 3,87984 per 10 alla meno 96. Da cui, estraendo la radice settima, abbiamo questo risultato. 1,686,450 per 10 alla meno 14. Dalla precedente espressione, quella che abbiamo visto prima, che ci dava come risultato questo. Quindi dalla precedente espressione e questa espressione, questa, quella che ci dà 1,686,450 per 10 alla meno 14, noi otteniamo, dopo alcuni calcoli, vedete, otteniamo questo risultato, cioè 4096, che è un numero ricorrente. Dall'espressione precedente, estraendo la radice quadrata, moltiplicando per 27, elevando alla dodicesima, cioè aggiungendo 1, abbiate pazienza, quindi 27 per radice quadrata di quello che è un numero vicinissimo a 4096 più 1 sarebbe 27 per 64, per circa 64 più 1, e ci dà l'ordine Ramanujan number 1728,99, 1729, molto vicino a 1729. Da questa stessa espressione, effettuando la radice quindicesima e aggiungendo il normalizzatore in cui è contenuta la costante di Maxwell e Banks, noi otteniamo 1,644,93, che è un valore vicinissimo alla funzione, alla z2, cioè pi greco quadro fratto 6, che è 1,644,934, che noi consideriamo anche essere probabilmente la traccia della forma dell'istantone. Adesso abbiamo questa equazione, guardate che questa è un'equazione fondamentale. E questa sarà l'ultima equazione che analizzeremo in questo video, perché le cose vengono dette piano piano, con la dovuta, insomma, calma e con la massima attenzione, perché stiamo parlando di un qualcosa di importante, le cose importanti vengono dette con calma, e inutile correre su certi argomenti che vanno trattati in maniera molto molto accurata. Questa equazione, vedete, C uguale, una radice quadrata, vediamo il K di prima, la P è la pressione, poi il ρ è la densità, poi c'è Φ uguale, ancora radice quadrata, K greco fratto N con F, N piccolo con F, R per T, G, e dopo questa radice quadrata moltiplicata per pi fratto rho. Ci sarebbe la velocità. La velocità. Ma di che velocità parliamo? La velocità nel senso della dinamica, nel senso quindi la velocità del flusso di magma, la velocità la velocità del magma nel condotto, del magma in risalita, la velocità della bolla che si espande, la bolla di magma. Quindi uscirà una velocità secondo i parametri che vengono usati in termodinamica, in idrodinamica, in fluidodinamica. Noi sviluppiamo secondo i nostri parametri, cioè quelli che abbiamo messo noi come pressione, densità, costante dei gas e temperatura. Soprattutto importanti sono queste: pressione, densità, temperatura e anche N con F. Questa, diciamo, è l'espressione, quindi, e questo è il risultato che poi andremo a sviluppare. Questo è lo studio della funzione, espansione in serie per N con 1 uguale a 0, per N con 1 uguale infinito, la derivata, l'integrale indefinito, il limite, anzi i limiti, le varie rappresentazioni fatte con le serie. Ora, dal risultato, ecco,
abbiamo detto prima, pressione, questa costante, K che è 1,66, N con 1, R che sarebbe la costante dei gas, T temperatura e Rho densità. N con F, non vi preoccupate, non vi faccio rimanere così, come diciamo, senza dirvi che cos'è. N con F, un attimo solo, controlliamo subito sulla tabella, unità di misura, Planck unità di misura, avvalendoci di Wikipedia. Quindi il valore è 7,62963 per 10 alla meno 17. Questo è il valore di N con F. Un attimo solo, voglio solo controllare una cosa. Giustamente, questo è un articolo che ho preso perché ci stavano queste connessioni, quindi comunque è un parametro sempre usato nella dinamica dei fluidi, nella dinamica dei gas, in questo caso nella dinamica del magma, che viene usato per il cui calcolo sono stati necessari mettere altri parametri che abbiamo sempre preso da queste. Diciamo da queste unità di misura di Planck. Quindi otteniamo questa espressione. E questo risultato. E questa è una velocità. Ma fine qua, niente da dire. La velocità è 3,86256 per 10 all'ottava. Questo mettendo K, quella costante che abbiamo visto prima, K greco, uguale a 1,66. Se la mettiamo uguale a 1, ed è possibile che sia uguale ad 1, perché rientra nel range dei vari valori di questa costante, cambia tutta la scena. Ma non verrà più fuori questo risultato, giustamente, 1,66 è un numero. 1 soltanto, il valore 1 è un altro numero, cambia qualcosa, vedete, 1,66 diviso tutto questo, 1 diviso tutto questo, numeratore 1,66, denominatore questo, numeratore 1, denominatore questo, tutto sotto radice, moltiplicata la pressione di Planck, diviso la densità di Planck. Che cosa esce? La velocità della luce. Ed ancora, dalla precedente espressione, noi possiamo ottenere, dopo alcuni semplici calcoli, sarebbe effettuando il logaritmo dell'espressione, moltiplicandola per 89, sottraendo 34, entrambi i numeri di Fibonacci, aggiungendo pi greco e aggiungendo ancora pi greco ventesimi, otteniamo un numero vicinissimo a 1729, che è il numero di Ramanujan. 1729,008, vicinissimo a 1729, che a sua volta, effettuando la radice quindicesima e aggiungendo il regolarizzatore di Marvin, contenente la costante di Marvin e Banks, otteniamo, quindi facendo la radice quindicesima e aggiungendo il regolarizzatore, otteniamo 1,644,938, che è vicinissimo a 0,2, che è greco quadro fratto 6. Ancora. Facendo un ventisettesimo dell'espressione, quindi un ventisettesimo dell'espressione, meno, cioè l'espressione allora, che ci dà 1729 meno 1
viene circa 1798, un ventisettesimo di 1798 viene 64 al quadrato da 4096. Infatti 4096, 0,36, che è un numero vicinissimo a 4096, anche se è un numero ricorrente, e abbiamo detto che cosa, già ne abbiamo parlato ampiamente. Mi fermo qui perché basta per far vedere a chi ci ha seguito fino a questo punto, soprattutto questa connessione, questa che porta da misure praticamente da unità di misura di Planck applicate in una formula di termodinamica a una velocità che non è più la velocità inerente quello che si sta studiando, cioè il magma, la bolla di gas, l'espansione della bolla di gas, la velocità del magma nel condotto e così via, ma è la velocità della luce. Prova che questa equazione, questa espressione, può essere utilizzata anche, non solo per le bolle, per la dinamica delle bolle di magma, ma anche per la dinamica delle bolle d'universo. Perché ricordiamo, una bolla di universo è come una bolla di energia. Una bolla di anche di massa, anche di materia, perché ricordiamo, la materia, energia, massa, volume, densità, erano a quell'epoca tutto uno, prima di tutto avevano temperature e valori elevatissimi, ma pur con quei valori, vedete, una pressione di 4,63, 29,47 per 10 alla 113. È una densità di 5,15 48,49 per 10 alla 96. È una temperatura di 10 1,416 784 per 10 alla 32 Kelvin, non 3000, 8000, ma un numero 10 alla 32, un numero pazzesco, cioè praticamente. Eppure questa formula, mettendo le unità di misura di Planck, ci dà come risultato la velocità della luce. Prova che la matematica che si usa per la dinamica del magma, comunque matematica che praticamente è usata in quella che si chiama dinamica dei fluidi, dinamica dei gas, termodinamica, materie tutte intrecciate tra loro, può essere benissimo usata nell'ambito quantistico. Ci viene da pensare, ma allora è possibile che queste equazioni che vengono usate in rami del sapere, della fisica, fanno parte di quella che viene chiamata meccanica classica, anche nell'ambito quantistico? Perché questo è un risultato, ma ne ho ottenuti altri. Ho ottenuto la lunghezza di Planck anche come risultato. E guardate, queste sono delle prove che ci sono delle connessioni, sono possibili delle connessioni tra queste materie così che sembrano distanti anni luce. Intanto guarda il gioco di parole, la velocità della luce è una costante ed è fondamentale e in meccanica quantistica, e in cosmologia, e nella teoria delle stringhe. È importante, è un valore fondamentale che ci, ed è uscito da numeri, sì, da unità di misura di Planck, quali la pressione, la densità e la temperatura, ma utilizzando una formula della dinamica del magma, quindi una formula che si usa in fisica terrestre, in geofisica. Eppure c'è connessione. Anche qui escono i numeri ricorrenti. Adesso, più di descrivere così, non, la lasciamo a chi ha più competenza di noi, che secondo me è una materia che va approfondita, come stiamo continuando a fare. Vi faccio vedere l'ultima connessione, e questa è, ecco, che vi dicevo, che ho ottenuto la lunghezza di Planck. Questo è il risultato è radical 3 radice di mu per u delta G rho. In questo caso la G piccola è la gravità terrestre, 9,81 metri per secondo al quadrato, che conosciamo tutti, no? La U è
è una praticamente è un parametro sempre della termodinamica, un valore che a sua volta viene fuori utilizzando parametri sempre inerenti alla termodinamica, ma che noi abbiamo regolarizzato. Laddove c'è densità, laddove c'è viscosità, laddove ci sta temperatura, noi metteremo sempre la densità, la temperatura e la viscosità in unità di Planck. Attenzione. Quindi abbiamo questo risultato, radical 3 per questo numero, per questo prodotto a numeratore sotto radice, questo. Ecco, questa è la viscosità, 2,49773 per 10 alla 70 è la viscosità di Planck, 9,81, sappiamo, avete capito che cos'è, è la gravità terrestre, e questa è la densità di Planck. Quindi qua c'è un'unione, vari parametri, eppure questa formula che vedete qua serviva per calcolarsi il raggio critico della bolla. Radius di una di una raggio di critica bubble sempre inerente alla dinamica del magma. Guardate che esce come raggio. 1,616, 2,5, quindi 1 per 10 alla meno 35, praticamente la lunghezza di Planck. Perché la lunghezza di Planck è il raggio della bolla di universo che noi contestualmente allo studio della dinamica, della dinamica del magma, quindi delle bolle di gas, bolle di magma, noi stiamo studiando anche parallelamente. Quindi dire il raggio della bolla di gas o dire il raggio della bolla di universo è la stessa cosa, però soltanto con la differenza che mettendo una densità e mettendo una viscosità termodinamiche del magma esce un risultato. Ponendo invece viscosità e densità in unità di misura di Planck, esce come risultato lo stesso una lunghezza, perché la lunghezza di Planck è una lunghezza e il raggio mi sta bene come risultato, ma esce la lunghezza di Planck. Questo significa che la connessione tra le due materie, almeno matematicamente, sta cominciando a dare i suoi frutti, perché stanno uscendo fuori dei valori universali, perché la lunghezza di Planck è fondamentale, e in meccanica quantistica, e non solo in meccanica quantistica, anche in teoria delle stringhe, ma appunto è una misura di Planck, è un'unità di Planck, del quanto, appartenente al regno quantistico. Ed esce, diciamo, il risultato esce fuori da una formula che non sembra che non abbia niente a che fare con la meccanica quantistica, perché è una formula della termodinamica, della dinamica dei gas, della dinamica del magma. Eppure esce un risultato che è anche questo, come la velocità della luce nel vuoto, C, cioè praticamente 2,99792458 o 2,997 per 10 alla 8, anche questo, cioè 1,616, 2,55 per 10 alla meno 35, cioè la lunghezza di Planck, è una costante, la possiamo chiamare addirittura una costante quasi, perché è un valore che si trova un po' dovunque la lunghezza di Planck, soprattutto in teoria delle stringhe, nelle teorie unitarie, nelle teorie di grande unificazione. La troviamo un po' dovunque. La lunghezza di Planck è un parametro fondamentale nella fisica in generale, ma non è nella fisica classica. Attenzione. Noi stiamo facendo una connessione tra due mondi che
che sembrano differenti, ma in realtà possono essere connessi. Io credo di sapere il perché e ve lo dico in questo video e così terminiamo il video. Secondo me è tutto un sistema, tutto si basa sul sistema di riferimento in cui il soggetto si trova. Noi vediamo la gravità, come studiata anche nella relatività generale, come curvatura dello spazio-tempo, nel nostro contesto, nel nostro spazio-tempo, nella nostra bolla d'universo, nel nostro continuum quadridimensionale, lunghezza, larghezza, altezza e tempo, o meglio spazio-tempo, e la gravità, secondo la relatività di Einstein, quindi ancora fisica classica, la gravità, dicevo, è curvatura dello spazio-tempo. Ai livelli quantistici, quindi, dovrebbe cambiare tutto. Ma è davvero così? Non è che ai livelli quantistici le leggi sono sempre le stesse, le leggi fisiche, ma cambiano per noi, perché cambiamo sistema di riferimento. Qualcuno mi dirà, è logico, è logico. Se cambia il sistema di riferimento da sistema di riferimento umano, terrestre, al sistema di riferimento quantistico, alla scala di Planck, è logico. È logico, ma perché matematicamente le formule funzionano? Io ho messo in questo caso ho utilizzato una formula della fisica classica e ho ottenuto un valore quantistico. Attenzione, solo questo mi preme dire, solo questo voglio sottolineare. Da una formula della fisica classica è risultato un parametro usato nel regno del quantistico, della fisica quantistica, della meccanica quantistica. Quindi sembra che le due cose possano essere connesse. E dire questo, almeno dal punto di vista matematico, è qualcosa di, secondo me, probabilmente potrebbe essere fondamentale per un futuro sviluppo di una teoria che unifichi davvero tutto. In questo caso stiamo utilizzando anche la fisica che studia la dinamica dei gas, dei fluidi, quindi ecco, che si usa per lo studio del magma. Eppure anche queste equazioni trattate con delle condizioni iniziali che noi diamo, ma non all'uopo, cioè le diamo secondo in maniera conforme a quanto ci dice la formula, cioè al posto della densità noi non metteremo la densità del magma, ma metteremo la densità di Planck, al posto del coefficiente di viscosità non metteremo la viscosità del magma, ma metteremo la viscosità di Planck. Ma comunque la formula funziona e ci dà un risultato coerente, perlomeno dal punto di vista matematico. Bene, per oggi penso che possa bastare introduzione, lunga introduzione. C'è anche un altro video che ho fatto introduttivo, sempre sulla connessione buchi neri. Ah, giustamente il titolo del lavoro, ci sono anche buchi neri visti come bolle. Sì, perché un buco nero, che non è altro che una stella che è collassata sotto l'effetto della gravità che ne ha preso il sopravvento alla fine, non tutte le stelle finiscono in buchi neri, ma quelle che finiscono in buchi neri è l'effetto della gravità che la fa da padrona, diciamo in parole molto semplici per chi ci segue. E ruota, un buco nero che ruota, quindi è come se fosse una sorta di sfera che ruota. Anche qui il concetto di sfera, il concetto di nucleo terrestre è una sfera, il nucleo iniziale, la singolarità iniziale, quel puntino più piccolo di un nucleo atomico è uno sferoide, seppur piccolissimo, più piccolo di un nucleo atomico, ma la forma è sempre una sfera, o comunque una forma sferica. Così come il buco nero, così come il nucleo di un pianeta, così come il nucleo del Sole, così come una stella stessa, un pianeta stesso, forma sferica. Quindi la fa da padrone pi greco. E di fatti Z2 deriva da pi greco.
Se elevo al quadrato pi greco e lo divido per 6, ottengo il valore di z2. Guardate piano piano come si arriva almeno dal punto di vista matematico a certe conclusioni non di una portata più vasta di quello che ci si aspettava. E questo non può che far bene a chi intende ricercare, o meglio, cercare di comprendere sempre di più questo meraviglioso universo che ci circonda, il cui linguaggio, come diceva Galileo, è scritto in caratteri eminentemente matematici. Grazie.